Ecco sì, buongiorno. Volevo ringraziarvi, volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno chiamato. Grazie, grazie per il supporto. Volevo però comunque fare una distinzione, ecco sì. Vedete, io non mi occupo di paranoie, no, ecco, io mi occupo solo di paure. Sì, paure. Le paranoie nell'era moderna te le puoi fare da solo. Difatti non è un gran business, non c'è mercato. Non c'è mercato nelle paranoie perché vai su YouTube, ti scarichi un tutorial e ti crei la tua paranoia. Oramai tutti fanno questo, ecco. Io mi occupo solo di paure, ecco. C'è una gran differenza, eh. La paura rimane di più, ecco. La paranoia è come l'innamoramento, si è passeggero, è forte, è esplosivo, ecco, sì. Io mi occupo di paure, di relazioni durature, ecco. Un altro tipo di visione, un altro tipo di ottica. Sì, quindi volevo. Gianni! Già, sì. Non ti preoccupare, non ti preoccupare, Gianni, è dietro l'angolo. Gianni parlano tutti, è dietro l'angolo. Dai polli dicono. Non ho capito. Verrà dai polli la prossima, verrà dai polli, ecco. Sì, non ti preoccupare, non ti preoccupare, te lo assicuro. Qualche mese e ci abbiamo l'altra, ecco, sì. Ho paure la collezione, ecco, sì. Come l'inferno, se volete, l'inferno cinese, l'inferno. Ho anche paure moderne, ecco, nuove, fresche, freschissime. Le ultime sono l'intelligenza artificiale che sostituirà l'essere umano, ecco. L'essere umano sparirà da questo pianeta, ecco. Rimarranno solo dei robot che si autoricaricano, si autoaggiustano, ecco. Ora vi saluto perché ho un cliente molto importante, ecco, sì, molto, molto importante. Ecco, mi raccomando, chiamatemi. Oramai nell'epoca moderna, come fai a vivere senza una paura che ti gira lì nella testa e che ogni tanto ritorna, riaffiora? Non mi chiamate per le paranoie, io non tratto paranoie, ma le potete fare anche voi le paranoie. Ecco, quindi chiamatemi perché potrebbe essere l'ultima volta.